Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi il dramma di cui ho scelto di parlare e quindi di condividere sul quale condividere le mie opinioni con voi è He is Psychometric, dramma in cui è recitato Park Jin-young, e presumo le fan dei God Seven sapranno questa notizia, questo dettaglio. Uno dei punti chiave che mi ha fatto amare questo dramma, oltre alla storia, ma di questo ve ne parlerò tra poco, è proprio il fatto che questo dramma abbia, come anche quello precedente e quello successivo di cui vedrete il video, contiene dei personaggi femminili abbastanza forti, molto tosti, molto caratterizzati, molto autonomi, da un lato, se si può dire. Uno dei miei personaggi preferiti, e che, spoiler, farà veramente una brutta fine, e giuro che quando ho visto la sua morte ci sono rimasta malissimo. Mi stavo veramente mettendo a piangere, perché era uno dei miei, e tuttora in realtà mi viene il magone, era uno dei miei personaggi preferiti, e sono davvero davvero triste che abbiano ucciso il suo personaggio, anche se forse da quel che mi sembra è stata comunque una scelta giusta per gli eventi che sono seguiti e che comunque per uno dei personaggi principali. Il personaggio è Jisoo, è un Jisoo interpretato da Kim Da-som, una dei membri delle Sistar, ex Sistar credo abbiano disbandato. Comunque il suo personaggio è incredibile, tutto da scoprire secondo me. Presumo che riguardando il dramma una seconda volta potrei scoprire sfaccettature differenti di ogni personaggio, a dir la verità. E la storia del dramma in sé, quindi tutta la trama, è stupefacente a mio parere personale, perché ogni puntata, ogni cosa che succedeva era un pezzo del puzzle, e questo puzzle è enorme e intricatissimo che sono riusciti a creare. E qua bisogna dare una breve traccia di trama, perché tutto parte dall'incendio, giusto? Chi l'ha visto sa bene di cosa sto parlando. Tutto parte dall'incendio, ma in quell'incendio c'è un omicidio, più un omicidio in realtà, ci sono più omicidi legati e quindi fatti da il ragazzo che è appunto Sang-mo, che poi salverà il protagonista Lian. E poi si verrà a scoprire che in realtà questo Sang-mo ha avuto un passato orribile, a mio parere orribile, e che l'ha portato a essere in questo modo. E figlio, lui mi sembra che dica: sono nato figlio di un mostro e resterò figlio di un mostro, una cosa del genere. Comunque, come lui riesce alla fine, e quindi il momento più straziante, uno dei momenti più brutti, sono proprio le puntate finali, forse addirittura l'ultima puntata, in cui tutto viene a galla e tutto quanto arriva al culmine, e cioè quando appunto prima di tutto lui usa la psicometria, Lian usa la psicometria che ha imparato a gestire nel corso del tempo. La psicometria, per chi non lo sapesse, è quando toccando delle persone, degli oggetti o anche solo sfiorandoli, tu riesci a vederne il passato, vederne eventi, per quanto riguarda le persone, vedere cose che sono successe prima. Per quanto riguarda gli oggetti, vedere magari le cose che hanno subito, se è un tavolo, se qualcosa ci è andato contro, quindi cose del genere. Scene, immagini, con la costanza e con l'aiuto di Jane riesce a migliorare questa sua abilità, riesce ad affinarla, e alla fine si arriva al culmine quando lui riesce finalmente a comprendere cosa sia successo quella notte, la notte dell'incendio, quella famosa notte. Quindi tutto questo per cercare di farvi capire come
la trama sia uno dei punti che io ho adorato di questo drama, veramente, cioè poche volte mi sono piaciuto, cioè come ben sappiamo i drama, soprattutto coreani, perché per ora stiamo parlando di quelli, hanno delle trame molto 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 intricate, molto incasinate, soprattutto i drama magari polizieschi o comunque che hanno tutto questo tema un po' così. Qua veramente è una delle trame più belle che io abbia mai visto in un drama, che abbia mai scoperto in un drama, e mi è piaciuto tantissimo scoprirla guardando questo drama. Spero che chi non l'ha visto, chi non l'ha ancora visto, decida di guardarlo onestamente, anche se ha saltato i pezzi in cui io ho visto che c'era lo spoiler, lo metterò qua da qualche parte. E spero veramente che possiate e decidiate di guardarlo, perché ne vale assolutamente la pena. E i personaggi sono un punto importantissimo di questo drama, perché come ho detto i personaggi femminili sono molto molto forti e a me piacciono veramente un sacco, e anche i personaggi maschili non sono male. Devo ammettere che non mi aspettavo un livello così, a mio parere personale, quindi è sempre soltanto un mio parere personale, non mi aspettavo un Jin Young così bravo, così espressivo. Guardarlo quando la telecamera lo inquadrava e riuscire a leggere nei suoi occhi, e questa è una cosa che secondo me è tanto difficile, riuscire a leggere nei suoi occhi i sentimenti del suo personaggio. Sono veramente poche le persone che riescono a farmi emozionare, a trasmettermi tutto quello che prova il personaggio, perché comunque è un personaggio che ad un certo punto la cui vita ad un certo punto viene stravolta completamente, perché lui si rende conto di aver vissuto con qualcuno che non è chi credeva che, cioè si è reso conto, mi sono incasinata, si è reso conto di vivere con una persona che non è quello che lui ha sempre creduto fosse, credo i verbi siano giusti, non lo so, comunque molte persone lo hanno abbandonato e questo lo porta ad essere veramente diffidente con le persone, con chi gli sta vicino, e le perdite o comunque i distacchi li subisce in maniera molto 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 difficile, e questo lo si vede con il fratello, e lo si vede anche con quando la prima volta la Jung Jane decide di lasciarlo, di andare via, perché non ce la faceva. Ma in ogni caso è un dramma spettacolare, va visto, se non per la trama, se non perché vi ispira, almeno va visto per Jin Young, perché veramente ha dato un sacco a questo dramma, e se non ci fosse stato lui forse non sarebbe stata la stessa cosa, devo essere sincera. Questo drama mi è piaciuto tantissimo, devo essere completamente onesta, io lo adoro, lo ripeterò spesso in realtà questa frase, ma tendo a parlare dei drama che più mi sono piaciuti e che più mi hanno preso. Quindi niente, spero che voi decidiate di guardare questo drama, se sì fatemelo sapere, se l'avete visto, voglio sapere se vi è piaciuto un personaggio in particolare. Sempre nei commenti, seguitemi su Instagram, ho messo il link di Instagram qua sotto fin dall'inizio del video, quindi seguitemi su Instagram se vi va, io vi do un bacio, ciao ciao! Consiglio lampo, consiglio lampissimo, per chi ha Netflix vi consiglio di guardare Secret Obsession, anche per chi non ce l'ha, se esiste, se è stato messo da qualche altra parte, cercherò, e se c'è ve lo metto qua sotto. Secret Obsession, non vi dirò ovviamente la trama, ma potete immaginare che non parla di qualcosa di carino, di dolce, zuccheroso e romantico. È un film incredibile, a me è piaciuto tantissimo perché a me piace il genere, quindi l'ho trovato veramente un sacco appassionante. Interprete, per chi non se la ricorda, Brenda Song, che ha recitato in Zack e Cody al Grand Hotel e forse anche in qualche altro Zack e Cody, non ricordo, comunque l'ho trovata eccezionale,
veramente veramente un sacco. Vi consiglio di guardarlo se siete amanti del genere un po' thriller, un po' ansioso, ansio cardio, che vi mette veramente un sacco di ansia, però è bellissimo, giuro. E niente, andate a vedere.